Negli ultimi 10 anni, a partire dal 2005, si è riscontrato un aumento del 51% nel costo dell'energia e quindi dei consumi e delle bollette. Sono varie le proposte dei governi, ma voi cosa ne pensate? E soprattutto, quali sono secondo voi i motivi di questo aumento? In genere il costo della vita, l'aumento del costo della vita in generale. Se lo sapessi sarei brava e competente, non lo sono abbastanza. Non ce ne siamo veramente accorti, quindi non sappiamo neanche a quale è dovuto. Forse al petrolio o qualcosa del genere, altro non so. Il prezzo del petrolio è andato alle stelle e il gas non ne parliamo neanche, perché i russi sappiamo già che stanno aumentando i prezzi in maniera esorbitante e lo Stato italiano vuole la sua parte. Le accise che ci sono. Forse perché è aumentato il consumo, cioè più gente consuma e quindi meno energia c'è, più costa. E poi anche credo l'aumento delle materie prime in origine, immagino. E io mi sono resa conto di una cosa, che uno quando legge le bollette non capisce niente. Sono talmente dettagliate che finisco con non dire niente. Una delle proposte del governo di queste settimane è di fare uno sconto del 10% sulla bolletta usando dei soldi che sono quelli destinati agli incentivi per le rinnovabili, eccetera, quindi di spalmarli in più anni. Secondo voi questa è una soluzione? Non saprei dire, dovrei saperne qualcosa di più. Certo, se è uno sconto va sempre bene. Una mossa è utile, quale sia la direzione giusta è difficile dire. Non conosco abbastanza l'argomento per fare una valutazione ragionevole, se vuole. Per me è solo fumo negli occhi, perché il rinnovabile ha un costo esorbitante in manutenzione. Non mi restituisce i soldi che mi deve. Uno sa che li ha investiti per un certo periodo di tempo e poi si ritrova a non averli quando magari ne ha bisogno. Si potrebbero prendere gli stipendi dei parlamentari piuttosto che da quelli che usano le energie rinnovabili che aiutano il pianeta. Certo, intanto perché non ho investito io in questo, quindi va bene. E poi penso che sia un buon modo, perché quelli sono comunque soldi che ti arriveranno, magari aspetti un po', insomma, nel frattempo siamo tutti meglio.